fucili, cartucce, bancomat, orologi e bici rubate. 58enne arrestato per furto dalla compagnia Carabinieri di Fano. Si cercano i legittimi proprietari. Lavori nella zona del Google e asfalti nelle strade fanesi. Il punto sui lavori con l'assessore Brunori. Aumento delle bollette dell'acqua. ASET annuncia che non verranno accolte le richieste di ricalcolo o di rimborso. Già avviato il ricorso in Cassazione. Il monastero trappista a Monte Giove si farà. Ieri sera l'ok del Consiglio Comunale alla variante al piano regolatore. La delusione dei 5 Stelle che commentano. Non è la prima volta che la destra lancia un salvagente alla maggioranza. Al Palazzo Ducale di Urbino, l'Assemblea Generale di Confindustria Pesaro e Urbino, l'invito della Presidente Baronciani, serve dialogo tra pubblico e privato per frenare la crisi. Folla a Sant'Angelo in Vado per la 60esima mostra nazionale del tartufo bianco pregiato. Bruno Barbieri, premiato col tartufo d'oro, oltre 1000 iscritti al motoraduno internazionale. Red carpet, fotografi, TV e testate giornalistiche alla Gola del Furlo, è tutto pronto per il Gran Galà DJ Celebration. Ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV, questo nuovo appuntamento con il telegiornale Occhio alla Notizia. I carabinieri di Fano e di Colli al Metauro hanno arrestato in flagranza di reato un 58enne che aveva appena consumato un furto nella mattinata del 17 ottobre all'interno di un'abitazione situata in via Flaminia a Fano. Le pattuglie attivate dopo una segnalazione hanno rintracciato un mezzo con a bordo l'uomo che aveva con sé diversi oggetti appena trafugati, tra cui un lampadario e 3 candelabri. Un'immagine sacra e oggettistica in ottone e rame facente parte dell'arredamento della casa. Il materiale è stato subito restituito al legittimo proprietario. Poi la perquisizione domiciliare nell'abitazione del presunto autore del furto ha permesso ai militari di rinvenire un fucile tipo doppietta di proprietà di una donna originaria del posto ma deceduta, un fucile monocanna da collezione, una baionetta da guerra, una katana, oltre 100 cartucce calibro 20 e 12, tutto detenuto senza alcun titolo e svariato materiale ritenuto rubato, tra cui un condizionatore, 2 orologi di valore, soprammobili e 2 carte bancomat per le quali sono in corso accertamenti sulla titolarità. Inoltre è stata rinvenuta una bicicletta pieghevole, ancora imballata, risultata rubata all'Unieuro di Fossombrone e una lambretta celeste rubata a marzo a Fenile di Fano e già restituita. Per molti altri oggetti però si cercano ancora i legittimi proprietari. Per visionarli è possibile consultare le banche dati del sito dell'arma al sito www.carabinieri.it. Ed ora andiamo al Lido di Fano, dove proseguono i lavori nella zona del Google. A fare il punto dell'intervento e sui prossimi lavori di asfaltatura è stato l'assessore ai lavori pubblici Barbara Brunori. Porto un aggiornamento per quanto riguarda il lavoro di nuova pavimentazione sul Google. I lavori procedono spediti proprio in questi giorni dopo uno smantellamento di quello che era il vecchio asfalto. In questi giorni abbiamo lavorato con i sottoservizi perché c'erano delle condutture danneggiate e ieri invece impostato tutta la parte di sottofondo col calcestruzzo che proprio necessiterà di qualche giorno per il tiraggio e fare in modo che la prossima settimana potremo andare a posare i selcini. Contemporaneamente verrà realizzato tutto il nuovo marciapiede attorno all'impianto del paddle proprio per andare a terminare quella che è tutta l'asfaltatura che avevamo previsto per la zona Lido. Restano fuori Viale Trieste, Via Franceschini, dove invece Enel deve terminare dei lavori di sottoservizi, una miglioria ulteriore rispetto a quella già fatta, ma quelle verranno poi completate in un secondo tempo. Successivamente a questo partiremo con l'asfaltatura della strada di mezzo, anche della rotatoria della Saipem e di seguito faremo anche una miglioria all'interno del circuito Marconi, dove creeremo un anello proprio per i pattinatori. Successivamente a quello andremo ad asfaltare via Galileo Galilei, via Bellandra, a lavori conclusi rispetto a quello che è l'intervento di moderazione del traffico. I lavori non sono assolutamente di asfaltature conclusi, tanto che procederanno anche con
la via Niccolò da Fano, via del Domenichino, quindi quella parte restante, via Paleotti, via del Guercino, che sono quelle che andranno a completare anche in questo caso tutto l'anello della zona Paleotto che avevamo individuato, la strada comunale che va da via Papiri a San Michele, quindi che passa davanti il centro natatorio, via Nino Bixio, via Pierpaoli, e in ASET interverremo su via dello Scalo che è lato ferrovia, mentre sul parcheggio dello Sport Park interverremo noi i primi mesi del prossimo anno, perché lì ci vuole un progetto ad hoc e anche importante come spesa che abbiamo già stanziato. Interverremo su via del Perugino, via Bravante, via Manzoni, via Giotto, via Da Vinci, via Bragadin, via Tombari, via Cecchi, via Nelli e via Caboto. Le vie Caduti del Mare, via Campioni e anche via Sanzio sono invece vie interessate da un lavoro di importante fognatura, quindi di realizzazione di nuova fognatura per il quale abbiamo vinto anche un finanziamento e sono state messe delle quote anche da ASET, quindi parliamo di un lavoro di 1.775.000 euro che riattiverà anche dei comparti edilizi importantissimi che stavamo aspettando proprio in quella zona. Ecco che il quadro si completa, non è il termine dei lavori perché stiamo già lavorando su un ulteriore progetto di asfaltature che sarà previsto per il prossimo anno. Il Dipartimento della Protezione Civile delle Marche ha emesso un'allerta meteo per vento valida fino alla mezzanotte del 21 ottobre. Per la giornata di domani sono previsti venti sud-occidentali con raffiche fino a tempesta nelle zone 1, 3, 5, in particolare nelle zone altocollinari e montane e sud-orientali con raffiche fino a burrasca nelle zone 2, 4 e 6. Inoltre, alcuni tratti costieri saranno interessati da mare molto mosso o agitato. Nella seduta di ieri sera, il Consiglio Comunale di Fano ha approvato la variante per il nuovo monastero dei frati trappisti a Montegiove. Non è la prima volta, hanno commentato i consiglieri del Movimento 5 Stelle, che la destra lancia un salvagente alla maggioranza, dimostrandosi la migliore alleata di una coalizione di governo. Sentiamo. Dopo il terzo passaggio in consiglio comunale, ieri sera è stata approvata la variante per il monastero trappista a Montegiove. Qual è stato il risultato della votazione? Purtroppo si è verificato quello che noi avevamo pensato fin da tempi non sospetti, ovvero che questa maggioranza totalmente disunita, dove ci sono stati alcuni consiglieri che hanno votato a favore, qualcuno che ha votato contro e qualcuno che si è astenuto, a questa maggioranza così disunita è tornato in soccorso per l'ennesima volta il centrodestra. Perché, lo voglio ripetere, come in occasione 2 anni fa, nel 2021, del capannone Wider del Porto, che molti fanesi ancora criticano per la sua altezza e per la sua imponenza, devono sapere i fanesi che volendo la ditta è autorizzata a farlo 10 metri ancora più alto perché Giunta Seri, con i voti di Lega e astensione di Fratelli d'Italia, ha autorizzato 10 metri in più. Ieri è successa la stessa cosa. Innanzitutto non è passato l'emendamento, secondo noi giustamente, del Partito Democratico, dove tutta l'opposizione, insieme a un elemento della maggioranza, Piero Valori, che ringrazio, abbiamo votato contro, quindi non è passato. Però quando è stato ora di approvare la variante, il centro-sinistra, quindi la Giunta, ha votato in maniera disunita. Qualcuno si è astenuto, due esponenti del PD, e la Luzi ha votato contro. Noi tre del Movimento 5 Stelle coerentemente abbiamo votato contro, perché lo voglio ribadire, anche se a volte può non sembrare, l'unica forza politica che davvero fa opposizione alle scelte scellerate, passate, presenti, ma anche future di questa giunta è il Movimento 5 Stelle. Perché ieri Lega e Fratelli d'Italia si sono astenuti, con la loro astensione hanno permesso che passasse questa variante. La cosa clamorosa è che tra qualche mese magari nessuno si ricorderà più di questa cosa, però quando si andrà in campagna elettorale tutti si presenteranno, tutti si riempiranno la bocca della salvaguardia del territorio, del consumo zero del territorio. Beh, i fanesi devono sapere che solamente noi abbiamo votato contro, assieme alla Luzi, al consumo del territorio, non tanto per i trappisti, non abbiamo nulla in contrario di loro, contro di loro, è che su quella collina non può costruire nessuno. Lega, Fratelli d'Italia e la Giunta Seri ha dato questa possibilità. Dopo la conferenza stampa convocata ieri dal Movimento 5 Stelle di Fano sull'aumento delle bollette dell'acqua nel 2018, ASET SPA oggi ha chiarito la sua posizione in merito alla sentenza del Tribunale di Pesaro.
Nel rimarcare la correttezza e la puntualità del suo operato, si legge nella nota, nel pieno rispetto delle normative di riferimento ed in particolare dei dettami stabiliti da ARERA, l'autorità di regolazione nazionale competente, la società dei servizi ha già avviato l'iter necessario per la revisione della sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione. ASET, infatti, considera il verdetto del Tribunale di Pesaro errato nelle valutazioni e nel contenuto. Per questo, conclude la nota, non potranno essere accolte richieste di ricalcolo della fatturazione di conguaglio occorsa nel primo trimestre 2019, né eventuali rimborsi perché in contrasto con i principi a base della gestione pubblica del servizio e delle norme ad esso collegate. Ieri a Urbino si è svolta l'Assemblea Generale di Confindustria Pesaro e Urbino. Il tema dell'incontro, l'importanza del dialogo e del confronto tra impresa pubblica e privata. C'era per noi Marco Lonigro. Si è svolta nel Palazzo Ducale di Urbino l'Assemblea Generale di Confindustria Pesaro e Urbino. Il tema scelto per quest'anno, la nostra impresa tra pubblico e privato, binomio possibile, è stato presentato così dalla presidente Alessandra Baronciani. Un binomio che non solo è possibile, ma è necessario in assoluto per, proprio in questi tempi, dove se riusciamo a mettere insieme le varie istituzioni, i sindacati e il pubblico, sicuramente riusciremo a fare molto per il nostro territorio, per lo sviluppo delle infrastrutture che possono servire le imprese, che poi alla fine servono al territorio, insomma servono ai lavoratori, quindi noi quello che cerchiamo e che diremo nella nostra relazione è proprio questa collaborazione. L'idea sarebbe di avere dei manager pubblici che lavorano con i manager privati per il bene del nostro paese. Un tema importante che impatta sui nuovi progetti del PNRR perché si traducano in lavoro, occupazione, formazione e sviluppo economico, ha commentato la presidente di Confindustria Pesaro Urbino. Sicuramente sono dei fondi importantissimi che anche nel nostro territorio stanno recependo e ci sono in corso molti progetti che sono già stati avviati e sono già stati aggiudicati. Il tema del PNRR, così come il 110%, che sicuramente ha dato una spinta all'economia, ha una difficoltà, diciamo, quando poi ci mettono un termine perentorio. E questo purtroppo causa probabilmente anche l'aumento degli infortuni sul lavoro, abbiamo visto, perché la fretta e il lavoro non vanno molto d'accordo. Per correre poi si possono tralasciare cose importanti. L'Assemblea Generale 2023 è stata un'occasione per fare il punto sulle attività svolte dalle imprese del territorio. Nonostante le tante difficoltà del momento, commenta il presidente della Camera di Commercio delle Marche, le nostre aziende riescono ad aggiornarsi per un futuro roseo. Le imprese del territorio riescono in un momento molto difficile, dove inflazione, costo del materiale, costi energetici, diventa sempre più difficile realizzare un prodotto finito. Però le nostre imprese sanno restare sul pezzo, iniziano a collaborare tra loro, iniziano a muovere i primi passi su dei nuovi meccanismi dove la digitalizzazione e l'innovazione tecnologica può dare un valore aggiunto. Come Camera di Commercio stiamo lavorando insieme a Confindustria, insieme alle altre associazioni, proprio per trovare nuovi mercati e nuove idee per aiutare i nostri imprenditori. A chiudere la serie di interventi nell'Assemblea Generale, il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi. Io da 4 anni, da quando sono presidente, che dico che è fondamentale il binomio pubblico-privato in tanti ambiti, soprattutto per esempio sul tema delle politiche attive del lavoro, che è una cosa di cui continuiamo a parlarne ma che non realizziamo mai, dove nella realtà invece il pubblico e il privato potrebbero effettivamente dare un ottimo risultato, tenuto conto anche della formazione, riformazione delle competenze del capitale umano che necessariamente dobbiamo fare per agganciare le transizioni. Al centro delle riflessioni le conseguenze delle ultime vicende in Medio Oriente sull'economia e sulle imprese. La situazione in Medio Oriente ovviamente è una situazione molto complicata, sta già producendo i suoi effetti sull'aumento del costo dell'energia. Quello che ci preoccupa, al di là ovviamente dell'aspetto umanitario della vicenda, è che si stanno innalzando tutti gli indicatori di rischio, anche su quello che sono per esempio i costi dei noleggi dello shipping. Abbiamo già un innalzamento dei costi, delle assicurazioni, quindi una situazione che può avere dei riflessi molto importanti sull'economia.
Io personalmente non ero così ottimista prima, non sono così pessimista adesso. Credo che l'economia italiana e l'industria italiana soprattutto abbia dei buoni fondamentali, su questi dobbiamo lavorare. Aspettiamo di vedere ovviamente quali saranno i provvedimenti di stimolo agli investimenti, che per noi sono la parte più importante. Spazio anche alle emozioni durante l'assemblea generale di Confindustria Pesaro Urbino. Nel corso dell'evento l'Università Carlo Bo di Urbino ha assegnato il sigillo d'Ateneo all'imprenditore Vittorio Livi, il fondatore e presidente di FIAM. È una cosa che non mi aspettavo, ne conosco il valore. Ed è per me molto importante sentire di far parte di questa università, tra l'altro una delle più antiche d'Italia, meravigliosa, che da tanto veramente aiuta tanto il territorio, per cui veramente non posso fare altro che sentirmi onorato e orgoglioso di aver ricevuto questa onorificenza. Siamo stufi delle promesse fatte dagli assessori. Inizia così il messaggio arrivato da una mamma che insieme ad un gruppo di genitori ha segnalato più volte la situazione in cui versa l'asilo di Torrette. Sono ingiustificabili, ha scritto, i soli investimenti per la realizzazione di nuove strutture o la ristrutturazione delle sole scuole di Fano Città. A Torrette, hanno ricordato alla Giunta, il giardino è totalmente privo di erba, i bambini giocano nei sassi e oltretutto ci sono troppe buche, basta un po' di pioggia e si creano le pozzanghere. Noi genitori siamo arrabbiati con Brunori, ha aggiunto. Hanno aggiunto che sono mesi che promette di montare una tenda ombreggiante in giardino, ma ad oggi nulla è stato fatto. È un impegno che mi sono presa e verrà mantenuto, ci ha ribadito oggi l'assessore Brunori. Le tende interne sono già state montate, ha ricordato, e non appena disponibile provvederemo ad installare anche quella esterna. Sabato 21 ottobre alla Pinacoteca di San Domenico a Fano si terrà un convegno sull'endometriosi, sui percorsi di cura e le tutele per le donne che ne soffrono. Saranno presenti medici ed esperti della malattia che in Italia colpisce 3 milioni di donne. Sentiamo. L'associazione Progetto Endometriosi ha organizzato un convegno dedicato a questa malattia infiammatoria che colpisce in Italia circa il 10% della popolazione femminile in età fertile. Dove si svolgerà l'iniziativa e chi saranno i relatori? Abbiamo organizzato una conferenza di medici per parlare appunto della patologia endometriosi nella Pinacoteca San Domenico di Fano, sabato 21 ottobre dalle ore 16. È una bellissima occasione per le donne che sospettano di avere questa patologia, per avere delle informazioni in merito, e per chi invece ha già una diagnosi di endometriosi è un'occasione per avere appunto le ultime novità in merito alle terapie e il sostegno e il supporto psicologico. Dunque saranno presenti degli specialisti? Esattamente, abbiamo in questa conferenza a Fano due ginecologi, il dottor Giovanni Delli Carpini dell'ospedale Salesi di Ancona, il dottor Pier Giorgio Stortone dell'ospedale di Fano e la dottoressa Federica Burattini, psicologa del consultorio AS di Iesi. Interverrà a mediare l'evento la nostra presidente APE, Annalisa Frassinetti. L'ingresso sarà libero? Certo, l'evento è gratuito, la partecipazione può essere aperta a tutti. Per motivi organizzativi consigliamo di inviare una mail a marche@apendometriosi.it. Da Fano a Sant'Angelo in Vado, dove domenica scorsa lo chef Bruno Barbieri ha ricevuto il premio Tartufo d'Oro. Grande successo anche per il moto raduno che ha superato i 1000 iscritti da tutta Italia. Secondo fine settimana della 60ª Mostra Nazionale del Tartufo Bianco di Sant'Angelo in Vado ha visto le vie del centro storico della cittadina letteralmente invase da centauri e dai fan dello chef Bruno Barbieri premiati con il Tartufo d'Oro. Questa è una città baciata dalla fortuna, ha detto Barbieri, perché quello dove nasce il tartufo non può che essere un bel paese con bella gente. D'altronde l'Italia è il paese della bellezza e ora con il mio ristorante negli Stati Uniti ho voglia di raccontare queste eccellenze dall'altra parte del mondo. Chef, il tartufo, un prodotto d'eccellenza per i nostri piatti, ma anche nella sua storia personale.
Direi di sì, è una storia che mi vede protagonista insieme a mio nonno, io perché lo mangiavo e mia nonna perché lo cucinava e mio nonno perché la raccoglieva in modo straordinario. Io ho passato il periodo dove il tartufo non era come oggi un business, ma era l'eccellenza che portavi a tavola. Quindi ho vissuto quel periodo lì e mio nonno mi raccontava, è stato un grande tartufaio, mi raccontava delle notti intere passate nei boschi a raccogliere queste meraviglie, questo prodotto meraviglioso, e sono stato svezzato bene da bambino. È una buona idea, un prodotto eccezionale, d'altra parte, voglio dire, cosa c'è di non buono nel nostro paese? Il sindaco di Sant'Angelo in Vado, Stefano Parri, ha quindi consegnato il tartufo d'oro a Barbieri per essere ambasciatore di un paese, per valorizzare la cultura della gastronomia italiana in un'ottica che non guarda solo al cibo, ma anche al mondo dell'accoglienza e del turismo. Tutti gli anni aumentiamo sia i flussi turistici che vengono qua a trovarci nelle 3 settimane della mostra nazionale del tartufo bianco pregiato delle Marche, ma aumentiamo anche il livello qualitativo dell'offerta che andiamo a proporre a chi ci viene a trovare. Avete visto, nella giornata di oggi c'è Bruno Barbieri, non ha bisogno di presentazioni. La settimana scorsa abbiamo avuto un 3 stelle Michelin, Mauro Liassi, quindi il solco è quello lì. Cerchiamo di crescere sia nel numero delle persone che vengono a trovarci nei 3 weekend, ma anche cercare un po' di alzare anche il livello qualitativo dell'offerta turistica che andiamo a proporre. Nel weekend del 45esimo moto raduno internazionale del tartufo, organizzato dal motoclub Tonino Benelli, i protagonisti sono stati anche i tanti motociclisti che hanno affollato le strade della città. Nei 3 giorni di raduno le iscrizioni hanno superato quota 1000 e proprio in tema di motori sono stati assegnati altri premi tartufo d'oro, come a Vanni Oddera, che ha commosso il pubblico raccontando del suo impegno nella mototerapia. Con lui sul palco Manuel Reggiani, pilota di moto d'acqua, Eugenio Lazzarini, che 45 anni fa si laureò campione di motociclismo, e Lorenzo Dalla Porta, campione moto 3 nel 2019 e pilota superbike. Da campione di moto alla mototerapia, come è avvenuto questo passaggio? È avvenuto con l'incontro di un taxista senza gambe a Mosca, che mi ha fatto capire proprio in quel momento che nella vita ci vuole tanta fortuna, non ci vuole solo bravura, talento, costanza, ci vuole fortuna, nascere sani, nascere in un paese giusto, in una famiglia buona. E da lì ho capito che quella fortuna doveva essere un po' ricambiata con gli altri, con le persone con fragilità, e di lì è nata la mototerapia, regalare la mia passione, il mio tempo di qualità agli altri, e tutti noi possiamo farlo questo. E secondo me queste cose sono quelle che ti porti sottoterra una volta morto, tutto il resto rimane sopra. In che cosa consiste la mototerapia nel concreto? La mototerapia è praticamente fare lo show di freestyle motocross dedicato ai ragazzi diversamente abili o ragazzi con fragilità. Lo facciamo solo per loro e dopo poi li portiamo in moto, li facciamo salire sulle nostre moto. Detto così magari sembra poco, sembra normale, ma credetemi che noi in 14 anni abbiamo caricato qualsiasi tipo di disabilità sulle nostre moto ed è una bomba. E vederla dal vivo ti fa capire quanto è un gesto estremo per questi ragazzi e li proietta veramente nel cielo. Per la prima volta tutti i DJ che hanno fatto la storia delle radio, delle discoteche e delle TV si riuniscono in una serata unica e magica con un gran galà che si svolgerà alla Gola del Furlo. Il servizio è di Simona Zonghetti. In uno scenario da notte degli Oscar, con tanto di red carpet, fotografi, le principali TV e testate giornalistiche sfileranno tutti coloro che hanno fatto la storia delle radio, delle televisioni e delle discoteche del nostro territorio, la metà dei quali ancora in attività. Fervono i preparativi per il Gran Gala DJ Celebration in programma per sabato 21 ottobre al ristorante La Ginestra alla Gola del Furlo, una serata fortemente voluta da Sergio Ferri di Radio Masai, che ha organizzato la serata insieme alla titolare del locale Marina Giacomel. Qual è l'obiettivo dell'iniziativa? L'obiettivo è un ringraziamento, perché la categoria dei disc jockey, DJ, annunciatori, speaker, chiamala come vuoi, è una categoria che è sempre stata protagonista, perché se non ci sono non c'è serata, o non c'è radio o non c'è televisione. Ma nessuno o pochi hanno detto grazie a queste persone. È una categoria
molto ambita magari da persone che vogliono in qualche modo emergere e fare questa professione, ma pochi, pochissimi sanno dire un grazie. E abbiamo pensato che è l'occasione buona per dire grazie del lavoro fatto da tante persone nella provincia di Pesaro Urbino, dagli esordi della comunicazione, quindi della radio e delle discoteche, fino ad oggi le televisioni e anche le radio web, come si dice. Dunque verrà consegnato un riconoscimento a tanti personaggi, anche storici, e ci può fare qualche nome? Ce li può anticipare? Sai, fare i nomi è sempre molto difficile, perché o li fai tutti o non ne fai nessuno. Vero. Posso darti degli indizi per riconoscerli. Ci sarà il primo DJ della storia di Fano. Ha iniziato la sua carriera in maniera veramente pionieristica nel 1970, nella prima discoteca di Fano, il Pick Up, posso fare il nome perché ormai è storia e non è più esistente, oppure ci sarà quella che a Fano tutti conoscono come la voce del carnevale. E i nomi vengono... Li conosciamo bene. Una menzione speciale prevista anche per le TV locali? Sì, perché sai, abbiamo pensato, va bene la radio, o meglio, va bene la discoteca, va bene la radio, ma oggi si vive di televisione. Le televisioni hanno un ruolo fondamentale nella comunicazione. Non possono, i giornalisti televisivi magari non possono essere definiti disc jockey, ma è un'evoluzione della professione, quindi in qualche modo rientrano a far parte di questo meraviglioso mondo. Quindi abbiamo deciso di premiare in qualche modo quelli che poi saranno presenti e dare una menzione speciale alle televisioni locali, le cosiddette televisioni locali, che poi locali sono fino a un certo punto perché anche Fano TV si vede in tutte le Marche, quindi oltrepassa un po' i confini del locale. L'evento è privato? L'evento è pubblico, quindi abbiamo suddiviso la serata in tre momenti. Siamo alla Ginestra, che è un locale storicamente dedito alla buona gastronomia, quindi una buona cena. Poi ci sarà questo momento celebrativo e poi orientativamente intorno alle 11 si farà festa con la musica e chiaramente tutti possono venire a riconoscere, stringere la mano, abbracciare o semplicemente, ripeto, dire grazie a quelli che sono i protagonisti delle radio, discoteche e televisioni della provincia di Pesaro Urbino. E vi ricordo che lunedì prossimo alle ore 19 torna Primo Cittadino con il sindaco di Fano Massimo Seri. Potete intervenire chiamando allo 0721 86 14 33 oppure inviando un messaggio WhatsApp al 338 49 68 250. Chiudiamo qui questa edizione del telegiornale, adesso vi lascio alle previsioni del tempo e a seguire due speciali. Il primo dedicato all'Oasi dell'Accoglienza di Sant'Andrea in Villis e il secondo su Biosalus, il Festival Nazionale del Biologico e del Benessere Olistico che si è svolto ad Urbino. Grazie per aver scelto l'informazione locale di Fano TV, vi auguro un buon proseguimento sul nostro canale.